Marco, iniziamo dalle tue condizioni, vediamo questo tutore al braccio, tutto bene, ci sarai col Modena? Spero di sì, questa settimana non sono stato particolarmente bene perché il polso mi faceva parecchio male. Oggi stavo meglio e sono riuscito a fare tutto l'allenamento, anche la partita normalmente con la squadra. Un po' di dolore ce l'ho, però se continua a migliorare così penso di poter essere disponibile. Esagerato dire che quella di sabato con gli emiliani è la madre di tutte le partite, una gara decisiva, bisogna vincere. Bisogna vincere, quello sicuramente, non ci dobbiamo nascondere. Che sia la madre di tutte le partite no, però io dico sempre che la prossima partita è sempre la più importante. E quindi abbiamo questo crocevia, diciamo, importante contro il Modena. E dobbiamo sicuramente non fallire. Dicevamo, col Modena bisogna vincere. All'andata tu non c'eri, le Pescara perse male, chiuse in 8 uomini, una gara particolare, un motivo in più per battere la formazione gialloblu. Il motivo per battere il Modena c'è, è quello dei 3 punti. Noi dobbiamo pensare solo a quello, conta solo questo. Poi la partita d'andata, come è andata, come non è andata, è archiviata. E adesso il giorno di ritorno è tutto un altro campionato. Altre posizioni in classifica, cambia tutto quanto, noi dobbiamo puntare solo ai 3 punti. Cosa è successo nelle ultime settimane al Pescara? Un problema fisico, un problema di testa, psicologico o che cosa? No, problema fisico no, perché poi siamo andati a Frosinone, comunque nell'ultima mezz'ora li abbiamo chiusi lì dentro, quindi cercando in tutte le maniere di arrivare al pareggio. 2 partite differenti fra Frosinone e Brescia, quella di Brescia con la grande foga di strafare, probabilmente di far talmente bene che ci ha portato a voler strafare e ci ha portato quindi a subire dei contropiedi importanti. Quella col Frosinone invece magari una partita dove abbiamo subito un pochino di più. La squadra è con Marco Baroni? Squadra assolutamente con il mister 100%.